Il suo Napoli vola a punteggio pieno in campionato, con un pieno di consensi ai nastri di partenza della nuova Champions. Aurelio De Laurentiis elogia Sarri, puntualizza il caso Reina, punge Raiola su Insigne, spazia tra VAR e ulteriori innovazioni regolamentari. Sarri è uno straordinario allenatore, ecco, se avessi un regista così mi piacerebbe averlo a vita. Poi anche Reina. Reina c'ha un contratto fino all'anno prossimo, quindi dove doveva andare? Non poteva muoversi da nessuna parte. Di Reina ce n'è uno solo che sa giocare con i piedi come lui, però poiché anche Reina, per straordinario che sia, l'anno prossimo farà 36 anni, bisogna che il Napoli cominci a pensare e a trovare qualcuno che possa rimpiazzarlo. Poi, mai dire mai, può essere che l'anno prossimo con Reina si trovi anche una prosecuzione, ma dover essere condizionato quando ancora un contratto è in itinere mi sembra che non fosse la cosa migliore. Quindi poi a me non mi piace mai di essere pungolato o costretto a fare delle operazioni. Le operazioni devono nascere in maniera bilaterale, quando entrambe le parti si sentono che è arrivato il momento. Chiaramente io capisco, c'è la famiglia, i figli che devono studiare, poi c'è stata l'offerta del Paris Saint-Germain che io ho rimandato al mittente, e come era giusto che fosse. Si troveranno delle soluzioni di convergenza, oppure no, oppure sarà finita l'era Reina e Reina dall'anno prossimo potrà ritornare al Paris Saint-Germain o dove gradirà di più andare. Qualcuno dice almeno che Raiola abbia offerto Insigne al Barcellona, anche questo è fantacalcio. Ma non è, ma Raiola può fare tutto quello che vuole, soltanto che deve passare poi sul mio cadavere. E quindi, poiché io sono vegeto vivo, Raiola è molto simpatico, no? È un cartone animato simpaticissimo. Io mi ricordo quando mi voleva portare via Hamsik, ma non ci è riuscito. Hamsik sono 10 anni che sta da noi, adesso forse vorrà portare Insigne, vedremo se ci riuscirà, non credo. Un suo giudizio sul sistema VAR? Beh, il VAR l'abbiamo voluto fortemente, io credo che sia il primo passo per cambiare il mondo del calcio, che è fatto poi di supposizioni, di paure, di inquisizioni sbagliate. E poi nel frattempo dire: ma perché non devono giocare tutti questi giocatori? Ma perché io devo comprare 30 giocatori e ne devo cambiare soltanto 3? Ma questa è un'idiozia totale, no?